Buonasera a tutti amici di Rum Brevia, benvenuti a una nuova puntata della Testa nel Pallone. Allora, scusate, però prima di cominciare a parlare di calcio io vorrei rivolgere le mie personali condoglianze, quelle degli ospiti e quelle di tutta Rum Brevia, per la famiglia di Diego Bianchina, deceduto oggi sul lavoro all'Ast di Terni. Che dire, 31 anni non c'è più. Ci dispiace, condoglianze alla famiglia. Bene, dopo questo che era doveroso, visto che è anche un mio collega, proviamo a parlare di pallone, tra l'altro dopo una partita che è stata quanto di più, come dire, pessimo dal punto di vista calcistico per la Ternana di quest'anno, una sconfitta in casa con l'ultima in classifica per 3-0, il Real Marcianise penso che non se la immaginasse nessuno. Avevamo parlato, si era detto che non era un impegno da prendere sotto gamba nonostante il divario di classifica, perché comunque sia, penso che una delle doti principali che quest'anno ha messo in mostra Ternana sia stata l'umiltà, la grinta e la voglia di vincere. Quando queste doti vengono meno, anche contro l'ultima in classifica, si rischia di fare delle pessime figure, come puntualmente è stata fatta. Della partita, ma anche di altro, parleremo con gli ospiti di questa sera, che come sempre ci presenta la nostra Beatrice. Buonasera, ciao Beatrice. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera anche a Enrico Maggiolini. Buonasera. L'avete visto già inquadrato questa sera qui con noi l'assessore allo sport Renato Bartolini. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi e bentrovati a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo da casa, grazie. Grazie a te. Buonasera anche a Gigi Manini. Buonasera. Bentornato a Enrico Briotti. Buonasera. Ed infine buonasera e bentornato a Massimo Minciarelli. Buonasera. Beh, Massimo, che se non altro ci mette la faccia dopo un 3-0 in casa, insomma, non è. Infatti. E mica giocava lui. Non giocava, però insomma, no, è più facile venire dopo, che ne so, un 4-1 al Foggia che uno 0-3 col Marcianese. Ma tanto lo so che anni e anni di televisione, di avvocatura e di mille altre avventure ti hanno, come dire, mi stavano per vaccinato a questo e a peggio. Che c'è? Devi dire. No, niente, no. Lo dicevo così. Devi perché mi ero visto, inquadrato. Hai subito un esproprio del tuo titolo innanzitutto, poco fa. Hanno parlava di pessimo, sì, infatti ha nominato il mio nome in vano, ma avremo modo dopo di essere pessimi. Ecco, cominciamo direi leggendo i risultati infatti, e classifica. Andiamo a vedere vediamo anche la sintesi. Esatto, però. Con la regia, risultati della 15ª giornata del campionato di prima divisione girone B. Cavese Giulianova 2-2. Pescara Foggia 0-0, Pescina Andria 1-1, Porto Gruaro batte Potenza per 1-0, Ravenna batte il Cosenza per 3-1, Rimini Lanciano finita in parità per 0-0, Spal Reggiana 1-1, Taranto Verona 0-0 ed infine, come abbiamo già visto e detto ora, Ternana Real Marcianise 0-3. Per quanto riguarda la classifica abbiamo in testa il Verona con 29 punti, seconda in posizione la Ternana con 27 punti, Porto Gruaro 26, Pescara 25, Ravenna 24, Cosenza 21, Reggiana, Taranto e Rimini a quota 20, Giulianova e Lanciano 18, Spal, Pescina 17 punti, Foggia, Real Marcianise e Potenza a quota 15 ed in chiusura Cavese e Andria con 14 punti. Che Foggia 16 è sbagliata. No, ai. Giusto, tutto giusto, beh, meno male. Okay. Va bene. No, mi siete salvati. Renato, magari non ci vedi spesso, ma qui la classifica ogni volta c'è qualche problema. Allora, se la regia è pronta, ci vediamo le immagini bellissime della partita di domenica e poi le commentiamo insieme con i nostri ospiti. Prego, regia. Ternana salvata solo dai risultati delle altre, anche perché la deludente prestazione con il Real Marcianise ha lasciato l'amaro in bocca più di quanto non dica il verdetto. La squadra rossoverde ha perso nel punteggio 3-0 per il Real Marcianise, ora terzultimo in classifica e nella sostanza, dove l'incidente di percorso di Cosenza non è apparso un caso isolato e la sconfitta di ieri è sembrata invece ampiamente meritata. La diga a centrocampo del Real Marcianise non ha permesso alla Ternana di ripartire, la disposizione difensiva a 5 ha letteralmente bloccato gli esterni di centrocampo, in modo particolare Piccioni, ancora peraltro non al meglio dopo l'infortunio che lo ha costretto a stare fuori dai campi di gioco. La Ternana non ha saputo esprimersi sulle fasce laterali come di solito sa fare. Nella partita tattica del primo tempo ha finito per pagare dazio con i campani che nella fase di ripartenza, come già detto, sono stati abili a giocare la palla in velocità, riuscendo a creare anche importanti occasioni da reti, come poi vedremo.
Dal piede di Concas è arrivata una buona opportunità per la Ternana, ma il portiere del Marcianise Fumagalli non si è fatto sorprendere sulla torrente Piccioni. La squadra ospite, oltre ad una buona disposizione difensiva, ha cercato di spezzare il ritmo alla Ternana con le buone o con le cattive, dimostrandosi poi efficace con la palla al piede ogni qualvolta aveva l'occasione di spingersi in avanti dalle parti di Visi. Dalla mezz'ora in poi anche la difesa di Baldassare ha iniziato a scricchiolare. Il Real Marcianise ha sperato il vantaggio quando Pozziello ha chiamato lo stesso Visi all'intervento in tuffo. Tedeschi se l'è cavata come ha potuto, ma sulla respinta in affanno della traballante difesa in un impeccabile rilancio, la palla è giunta tra i piedi di Ciano, pericoloso con la rasoiata che ha lambito il palo, mostrando tutti gli estremi della pericolosità. Nuovo tentativo sul calcio di punizione, ma il portiere rossoverde è stato attento. La Ternana non ha reagito ed il Marcianise ne ha approfittato per andare ancora al tiro con il terzino sinistro Tomi, mentre i rossoverdi, dal loro canto, hanno iniziato a buttare il pallone in avanti senza una logica particolare, cercando un Tozzi Borzoi poco propenso a finalizzare i palloni giocabili che arrivavano dalle sue parti. Il secondo tempo si è aperto con due buone azioni in favore della Ternana. La prima è stata sui piedi di Concas che, lanciato in profondità, si è presentato davanti a Fumagalli ma ha tirato troppo centrale ed il portiere ha respinto in tuffo. La seconda è scaturita da una giocata di Piccioni che ha saltato in bello stile l'avversario, ma il cross della sua terra a centro area ha preso in controtempo Tozzi Borzoi. L'ultimo acuto di una brutta Ternana che ha pagato con il gol questa rimessa laterale. La palla finita poi a Pozziello che si è preso gioco della difesa, in particolare di Borghetti, inesistente nel contrasto, e divisi portando in vantaggio il Real Marcianise nell'unico momento della partita discreto della formazione di casa. La reazione della Ternana non c'è stata, anzi ha preso il secondo gol in contropiede con la finalizzazione di Tedesco dopo una veloce verticalizzazione ed il benestare della difesa rossoverde colpevole di non chiudere a dovere l'incursione degli ospiti. Alla fine anche il terzo gol del Real Marcianise in pieno recupero, quando manco ha trovato campo libero ed in diagonale ha messo la classica ciliegina sulla torta. Bene, abbiamo rivisto le immagini della partita di domenica. Allora Gigi, come sempre l'editoriale, veloce. Sconfitta strameritata, perché? Io direi sconfitta strameritata perché poi anche le occasioni sono state nettamente dalla parte loro. Qualcuno, io non so, domenica forse ho visto un'altra partita, però mentre uscivo e anche nei commenti post partita ho sentito qualcuno diceva che il Marcianise, sta Marcianise, Real, che non so come si chiama, ci ha fatto tre tiri. Non è vero, hanno dominato dal punto di vista delle occasioni, non dal punto di vista della mole di gioco, perché nel primo tempo non dimentichiamo che in 5 minuti hanno tirato in porta 4 volte con occasioni anche pericolose, una fatta, ha toccato anche il palo. Ah, ecco, infatti, mi ricordo se ha tirato uno Tomi, no? Per dire, quindi lì nel primo tempo occasioni mi pare molto più le loro, anche se magari concentrate in pochi minuti. Poi nella ripresa non è che noi avessimo collezionato tante occasioni, quella bella clamorosa di Concas, quel traversone di Piccioni. E poi dopo il primo gol loro, noi siamo stati poco pericolosi, loro hanno secondo me legittimato la vittoria con due bei gol e anche il terzo che magari è venuto con la squadra nostra ormai in disarmo. Beh, anche in Balese è stato un bel gol, direi. Io direi che mai come in questo caso si può dire una sconfitta meritata, forse un po' ampia come punteggio, ma alla fine questo conta poco. Secondo me questa squadra qui, Marcianise, non so come si chiama, ha vinto meritatamente, inaspettatamente, perché era ultima in classifica. Sulla carta sembrava, anche visti i nomi, no? Guardata la formazione, sembrava una squadretta, invece hanno giocato bene, meglio dei nostri sicuro. Per quanto riguarda la sconfitta, ho sentito parlare di tante cose, qualcuno già parla anche di cose che non hanno molto a che fare con il calcio, secondo me in questo caso, perché poi nel calcio succede qualche volta, però in questo caso sono sciocchezze, sono sciocchezze, perché nel calcio ci sta che poi perde anche contro l'ultima in classifica, altrimenti la Juventus non avrebbe perso col Cagliari in quella maniera. Cioè, nel calcio, tra l'altro la Ternana, mettiamoci una cosa in testa, non è una squadra da primo posto, potrà lottare per i playoff, se a gennaio arriverà qualche giocatore ce la giocheremo forse fino alla fine, ma non è una squadra che può arrivare prima, non ha la rosa, non ha una serie di componenti, quindi ci può stare che una squadra come la Ternana, che lotterà forse per i playoff, possa perdere magari in modo anche insolito, nel senso con un punteggio un po' roboante contro l'ultima in classifica. Io la penso così, poi nel calcio non si può mai sapere, però secondo me è una partita che ci può stare. Abbiamo perso anche col Pescina, voglio dire. E comunque, io concordo, e comunque con, i risultati, concordo con la tua analisi, un po' meno col ci può stare di perdere, no, secondo me non esiste, però i risultati inaspettati sono un po' il sale del calcio, ci stanno e non è la prima volta.
Va bene, assessore Bertolini, io ti chiamo Renato e ti do del tu. Non esiste che cambio atteggiamento rispetto alla vita di tutti i giorni.